Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come fare lo scontorno di una modella con i capelli utilizzando GIMP e lo strumento tracciati. Carichiamo subito il file, menu file, apri e abbiamo questa foto che è 1024x768 pixel. La carichiamo, come vediamo abbiamo scelto una foto che ha dei capelli, però lo scontorno non è particolarmente difficile, anche se è di media difficoltà perché i capelli non sono proprio al vento, non sono ricci. Quindi selezioniamo subito lo strumento e vediamo come si fa. Attenzione, c'è stato un errore nel sistema operativo, ottimo, proprio mentre registriamo. Allora, con la rotella io pigio, quando si seleziona lo strumento tracciato, facciamo il primo punto fuori, dato che vedete che è un mezzo busto, poi facciamo il punto qui. Fino a quando diciamo non ci sono le curve, noi possiamo anche andare dritti, io sto continuando a premere. Quando c'è una curva, vedete che l'ultimo nodo attivo è trasparente, mentre quelli in bianco non sono trasparenti. Io premo la rotella per muovere l'immagine. Vedete che c'è una curva? Ah, io questo nodo qua lo costruisco mantenendo premuto e facendo uscire, vedete, le maniglie che costituiscono la guida. Questa è la particolarità dello strumento tracciati. Quando lascio posso prendere e posso continuare a muovere. Posso anche muovere singolarmente la guida e se mi dà fastidio toglierlo. In queste parti qua io faccio semplicemente clic con il mouse. Vedete perché sono delle parti un pochino complicate e non uso le guide, mentre qui se io voglio, a questo punto, questo è il nodo attivo, posso andare qua, tengo premuto e avvio la curva. Vedete? Tengo premuto e avvio la curva. Sto tentando di semplificare, poi prendo questa maniglia qua. Quando sbaglio a fare un nodo faccio backspace nella tastiera viene cancellato. Vedete, io poi lo posso muovere. Riprendo la maniglia e la sposto in direzione dell'andamento dei capelli. Anche qui posso premere, mantengo premuto e gli do una curva. Poi lascio, prendo, con la rotella mi muovo, continuo. Anche qui c'è una curva, premo, mantengo premuto e creo una curva. Poi riprendo la maniglietta e la metto in direzione della prossima direzione. Vedete, qui mi sono sbagliato. Backspace cancella. Poi posso prendere questo e muoverlo. Questo è attivo, vedete che è trasparente, qui c'è un'altra curva, premo, mantengo premuto, faccio uscire le maniglie ed ecco che creo la curva e riporto in direzione il quadratino, mantengo premuta la rotella, qui c'è un'altra curva, premo, mantengo premuto e creo questa curva, poi riporto, poi qui posso fare anche così, a mano, poi con la rotella clicco e muovo l'immagine, se no si può muovere con questo qua. Poi, anche qui questa curva voglio tentare di farla tutta, sempre vedendo che l'ultimo nodo sia attivo e sia trasparente. Premo, mantengo premuto, vediamo se mi viene, non viene perfettamente, ma io adesso lascio, sposto e riprendo la maniglietta e la risposto in direzione del mio prossimo nodo e posso fare così a questo punto. Vedete, sto seguendo i capelli, a seconda se c'è una curva la faccio, se non c'è una curva. Sto facendo in maniera molto grossolana, qui c'è una curva, allora io prendo, mantengo premuto, vedete, sposto e continuo così. Diciamo che ho voluto fare questa curva qua, d'accordo? Come se i capelli del soggetto avessero avuto questa curva qua. Ho semplificato un po', con la rotella premo e mi sposto, vedete qui c'è una curva, premo il tasto sinistro del mouse, mantengo premuto e creo la maniglietta, la curva, poi riprendo il quadratino e lo sposto e qui concludo così a mano per fare velocemente. Poi faccio un nodo fuori con la rotella del mouse, premo e mantengo premuto. Quando arrivo per chiudere il nodo, praticamente io devo fare CTRL e chiudo l'ultimo con il primo e ho chiuso la selezione. Se io voglio per esempio modificare un nodo, devo fare CTRL, clicco e vedete che riescono nuovamente le magliette, posso cambiarlo. D'accordo? Il nodo trasparente è praticamente quello attivo. Allora, io ho finito la mia selezione, vedete che nel pannello dello strumento tracciati c'è cioè selezione dal tracciato, cioè trasforma un tracciato. Aspettate, prendiamo questo e lo voglio spostare un pochino più così. Ecco qua. Seleziona il tracciato, vedete il tracciato sta in questo tab qua. Vedete, seleziona il tracciato e trasformalo in una selezione vera e propria. Lo selezioniamo, per togliere i pallini basta scegliere un altro strumento. Noi abbiamo il nostro fotoritocco, abbiamo un po' semplificato dove i capelli ci avrebbero messo un pochino in difficoltà. Vediamo come viene fuori. Andiamo a selezione, inverti e poi adesso se noi facciamo per esempio
possiamo duplicare il livello, lo duplichiamo, e poi togliamo dalla vista il livello sottostante e aggiungiamo il canale alfa, che significa aggiungere la trasparenza laddove i quadratini grigi e grigio scuro sono la trasparenza. A questo punto, siccome ho selezionato il soggetto, poi ho fatto inverti selezione, posso fare calce. Ed ecco che diciamo fatto il nostro scontorno. Facciamo selezione niente. Per fare la prova di come viene uno scontorno, che cosa si fa? Si aggiunge un nuovo livello. E gli si dice per esempio bianco e lo si mette sotto e vediamo quali sono i pasticci. Ovviamente i pasticci sono tanti. Vedete che il livello non è venuto perfettamente lo scontorno. Allora, quello che si può fare, per esempio, si prende lo strumento clona. Vedete, noi riduciamo un pochino la dimensione, dato che vedete è venuto questo grigetto, cioè gli aloni grigi e gli aloni neri sono la dimostrazione che lo scontorno non è venuto bene. Noi per semplificarlo facciamo CTRL, pigiamo. E poi tentiamo, facciamolo qui, tentiamo, vedete un attimo che ho sbagliato, facciamo CTRL e premiamo, ed ecco che vedete, tentiamo di ripristinare i capelli per, diciamo, salvare uno scontorno non venuto bene. Facciamo CTRL e rotella, vediamo se ci sono altre parti non venute bene. Non è eccezionale, però vediamo, Allora, a questo punto quello che possiamo fare è prendere per esempio lo strumento sfuma e fare brucia, questo strumento sfoca, scusate, lo strumento scherma brucia e fare brucia per poter, possiamo bruciare laddove il contatto fra lo sfondo e il soggetto per esempio scontornato non è venuto bene. Vedete che noi tentiamo di bruciare per togliere tutti gli aloni. Ovviamente le caratteristiche dei capelli noi le abbiamo perse perché questo è stato uno scontorno non troppo, non abbiamo avuto tanto tempo, però non è venuto così, diciamo è abbastanza decente. Quindi adesso possiamo, togliamo qui, possiamo fare la prova e riempiamo di nero e vediamo se ci sono degli aloni neri o degli aloni bianchi. Vedete, qualcosa c'è? Allora io riprendo lo strumento brucia e tento un pochino di bruciare per togliere gli aloni bianchi. Tendenzialmente siamo riusciti un pochino a salvarlo. A questo punto noi possiamo, per esempio, eliminare questo livello. In questo livello qua possiamo, non so, prendere questo rosa shocking qua e lo riempiamo. Vediamo come viene. Se noi andiamo a recuperare per esempio il tracciato e lo vediamo e facciamo per esempio noi diciamo tracciato diciamo strumento tracciato e poi facciamo tasto destro delinea tracciato, noi possiamo fare una specie di effetto con un motivo, gli diamo per esempio questo, i pallini, diciamo di dimensione 15. Delinea, vediamo come è venuto. Togliamo il tracciato e vediamo che abbiamo fatto una specie di effetto. Vogliamo un pochino migliorarlo e facciamo un blending. Diciamo, vediamo, non questo, facciamo un potrebbe essere anche un tipo, diciamo, di fotoritocco del genere. Noi l'abbiamo desaturato, abbiamo fatto un blending, gli abbiamo fatto una specie di tracciato interno. Adesso facciamo file esporta come e lo esportiamo come foto ritocco e diciamo PNG e lo mettiamo sulla scrivania così vediamo la differenza. Lo esportiamo, gli diciamo compressione 0, vediamo come è venuto questa specie di foto ritocco che deriva dall'aver scontornato la modella con i capelli. Noi l'abbiamo semplificato. Vedete, è venuta tipo una copertina per qualcosa, per un magazine, e siamo riusciti a scontornare e un pochino a truccare il fatto che lo scontorno dei capelli non è perfetto per la mancanza di tempo con questa linea tratteggiata. È venuta una specie di grafica con un blending sul rosa. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Abbiamo fatto lo scontorno con lo strumento tracciato. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.